E con l'applauso dei piccoli, fatevi sentire. Allora, sono gli esordienti, se non sbaglio, Pulcini, classe 2003-2004, sì. Sto parlando già con l'ospite che poi presenteremo. Benvenuti a Piazza Pallone, voi siete i piccoli del Mantova, ovviamente in base ai risultati un po' della squadra e in base un po' a tutto, insomma voi praticamente siete il futuro del Mantova, quindi belli, fieri, orgogliosi, né bambini, mi raccomando, magari un giorno uno di voi potrebbe diventare giocatore del Mantova e far contenti tanti tifosi. Bentornati a Piazza Pallone, anche in una giornata non particolarmente felice per quanto riguarda i risultati sportivi, sia per il Mantova che per il Castiglione. Ovviamente per il Mantova sconfitta abbastanza amara al Martelli in una, tra l'altro un pomeriggio freddissimo con un Gasparroni super contro il Monza 2-0 che ha praticamente tolto ogni possibilità ai virgiliani di poter inserirsi nelle zone che contano, e purtroppo anche sconfitta per il Castiglione che sul campo del Forlì non ce l'ha fatta quindi a mantenere così, a perlomeno muovere la classifica dopo il buon pareggio conquistato domenica scorsa contro l'Alessandria. Ne parliamo con i nostri ospiti, li presentiamo. Allora, praticamente il comandante, lo conoscete? Ti conoscono? Uno. Forza. Stefano Cortesi, benvenuto a Piazza Pallone. Responsabile del settore giovanile del Mantova. Non, come dice Mantova, che è una gran pazienza, E tanta passione. E tanta passione. E tanta. Giovane, da tutti visto come una promessa dei biancorossi, si è già messo in luce nell'ultima giornata, Alessandro Dello Spinis, attaccante del Mantova, benvenuto. Grazie. Un giocatore che sta facendo tantissimo con la maglia del Castiglione, un giocatore che di grande quantità, che sta vivendo questo campionato con grande passione, nel bene come è andato l'andata e adesso un pochettino nel male. Benvenuto a Giacomo Chiazzolino. Buonasera. A Piazza Pallone. Allora, vediamo di partire subito parlando di questa giornata che non è stata sicuramente positiva. Anche noi in Piazza Pallone tendiamo sempre anche un po' a rendere anche meno così drammatici dei risultati sportivi. Anche l'anno scorso siamo riusciti anche a gestire un dei play-out che insomma erano veramente a un certo punto particolarmente drammatici. Il Mantova si è posizionato lì, ho sentito anche qualche dirigente nel pomeriggio insomma per sapere se c'erano anche novità in ambito societario. Insomma, diciamo che il Mantova fino a questo momento continuerà per cercare di portare a casa gli ultimi punti indispensabili per così mettere proprio sicuro matematicamente la salvezza per poi riprogrammare il futuro, un futuro che sarà ovviamente la cosa più importante nella conferma eventuale del direttore sportivo e ovviamente dell'allenatore per fare quindi un futuro tecnico, cosa che il Castiglione invece ha già fatto perché ha già riconfermato sia il tecnico Ciulli che il direttore sportivo già per la prossima stagione. Quindi è anche un simbolo che ci siano questi ragazzi qui oggi a Piazza Pallone, insomma, per dare una dimostrazione che insomma si pensa sempre in avanti, cercare di dare un futuro al Mantova che comunque anche ieri nella situazione più difficile, con tanto freddo, con la pioggia, con la sconfitta, ha avuto 1500 spettatori, che è sempre una cifra impressionante per il campionato di Lega Pro. Bando alle ciance, bando alle presentazioni, andiamo a vedere subito quello che è successo al Martelli ieri nel match contro il Monza, ovviamente trascinati da grandissimi giocatori, uno su tutti Gasbarroni, che ha fatto veramente una gran partita, giocatore con alle spalle ben 120 presenze in Serie A e ieri lo ha dimostrato. Vediamo questo servizio e poi ci vediamo qui a Piazza Pallone. Troppo forte il Monza. Nel match di ieri al Martelli, Brianzoli hanno vinto meritatamente per 2-0. Grazie ad un Gasbarroni in formato Serie A, la formazione Brianzola ha conquistato l'intera posta in palio con pieno merito, lanciandosi in zona playoff pur con 6 punti di penalizzazione. Il Mantova ha ancora fallito l'appuntamento con le grandi squadre. Il 4-3-3 di Brucato non ha retto pur con una formazione volonterosa, che ha avuto anche la possibilità di rimettere in discussione il risultato all'inizio del secondo
secondo tempo. In ogni caso il Mantova è destinato ad un finale di campionato di completo anonimato, un tempo preziosissimo per impostare la squadra del futuro. L'obiettivo della salvezza è praticamente raggiunto e quindi non resta che programmare. Serve quindi una rapida riconferma dei ruoli chiave, ovvero del tecnico e del direttore sportivo, per riproporre la squadra che l'anno prossimo dovrà obbligatoriamente posizionarsi nelle prime nove per rimanere nei professionisti. La cronaca: fa freddo al Martelli, terreno in discrete condizioni, sulle spalti ci sono i soliti affezionatissimi 1500 spettatori. Mister Brucato ripropone il 4-3-3 ma pensa al Fini da forfè prima dell'incontro. Al suo posto è titolare Galassi, con delle Spinis, Del Sante e Pietri Biasi in campo dall'inizio. Il Monza schiera con la fascia da capitano l'ex Claudio Grauso, accolto con affetto dai tifosi virgiliani. E il Mantova va a partire bene con un taglio, 14° di Pietri Biasi per delle Spinis, che conclude ma Castelli richiude lo specchio. Al 21° risponde il Monza con un suntuoso cross di Gasbarroni per Decenco, ma Bavena risponde. Sul corner Valagussa ancora di testa fallisce il raddoppio, con Bavena ancora super. Al 25° Pietri Biasi conclude ma senza fortuna, e dal 31° Decenco sfiora il palo di testa. Si arriva al 35° quando Gasbarroni va via sulla sinistra, la palla è sul limite dell'out ma in campo. Spinale si ferma, Gasbarroni continua e mette perfettamente per la testa di Decenco, che realizza. Al 37° Bavena ancora miracoloso e respinge una doppia conclusione del liberissimo Finotto. Nella ripresa parte forte il Mantova. Al 4° Matterig mette perfettamente per Del Sante, che da posizione favorevole spedisce alto da buonissima posizione. Al 6° Spinale sfiora il palo pur non allargando al liberissimo delle Spinis sulla destra. Al 37° il Monza rischia l'autogol e Pietri Biasi va vicino subito dopo la rete. Nel finale Puccio sfiora il gol al 38° di testa, e dal 43° Gasbarroni completa l'opera realizzando il 2-0 che chiude l'incontro. Passiamo da te Alessandro, ieri immagino anche da parte vostra ci sia stata la volontà iniziale di cercare di conquistare l'intera posta in palio. Avete trovato un avversario incredibilmente motivato, veniva da tre vittorie, quindi l'avete affrontato al massimo della sua, così, della sua condizione. Ci avete provato, non è stato sufficiente, insomma ieri cosa vi siete detti a fine partita? Ieri c'era un po' di rammarico perché comunque volevamo fare i tre punti. E siamo partiti secondo me anche abbastanza bene, occasioni ce ne sono state da tutte e due le parti, però a finalizzare sono stati loro. Peccato, perché potevamo fare risultato e punti, e a fine partita non ci siamo parlati perché c'era proprio un grande rammarico, proprio perché secondo me potevamo farcela, abbiamo creato tanto e non è stato sufficiente. Non è stato sufficiente, sì. Ecco, lo conosce bene, io lo dicevo anche in cronaca il Costiglione, perché nella gara d'andata Gasbarroni ha fatto una gran partita, poi voi siete riusciti a pareggiare 0-0, ma anche sì. Lì però Gasbarroni vi ha fatto entrare matti. Esatto, è stata una squadra che comunque ci ha messo in difficoltà, poi siamo riusciti a tenere comunque bot 0-0. In effetti Gasbarroni è un giocatore che fa la differenza in questa categoria e ha dimostrato anche col Mantova, nonostante vedendo le immagini comunque hanno avuto anche parecchie occasioni il Mantova, quindi magari col colpo di testa del Sante che poteva fare gol sarebbe cambiato magari il risultato, però il Monza è una bella squadra, non c'è niente da dire. Stefano, quando ci sono, soprattutto dal settore giovanile, no? È una domanda che va oltre la partita di ieri, no? Ovviamente voi siete anche molto dipendenti anche da un punto di vista psicologico, visto che ci sono tanti ragazzi come questi bambini che hanno la maglia biancorossa, insomma di vivere anche a seconda del risultato sportivo della prima squadra, insomma in questi casi un po' cosa si dice? Vabbè, noi continuiamo il nostro lavoro, la prima squadra sta facendo il suo, però insomma un po' dispiace anche per così dare maggiore così vivacità anche da un punto di vista dei risultati anche ai ragazzini. Beh, il calcio è fatto di emozioni, no? E quindi è risaputo, è scontato ed è giusto che sia anche così, che la prima squadra è trainante. La squadra è trainante in tutto e per tutto, nel bene e nel male. Quindi quando la prima squadra vince, io vedo anche altre esperienze, cioè non so, ad esempio
credo che quando l'Inter ha perso col Tottenham 3-0 a Interello, che non è la prima squadra, ma c'è il settore giovanile, non c'era tanta gente che rideva. E quindi la stessa cosa da noi, cioè tanto a perdere col Monza sicuramente non dà felicità. Dopo è naturale che noi comunque il nostro lavoro va avanti giornalmente come va avanti il loro, però diciamo noi siamo un po' più staccati. È certo che se la prima squadra vince c'è più fiducia, c'è più entusiasmo, c'è più voglia di fare anche da parte di tutti, dalla società in primis, e quindi di conseguenza dà beneficio anche al settore giovanile. Sono domande che ti volevo fare alla fine, ma ormai ci sono. Dimmi. Tu hai preso una responsabilità grossa, perché anche dall'anno scorso a quest'anno, insomma, a ricompattare, rimettere in mano un settore giovanile che, ripeto, in questo periodo nel calcio, soprattutto a questi livelli, potrebbe diventare vitale anche per le società, anche con un certo nome come Nantova, è una bella responsabilità, cioè, è stato un lavoro durissimo. No, ti spiego, per noi fare amanto a fare settore giovanile è difficile perché io combatto tutti i giorni, tra virgolette, con società tipo Parma, tipo Chievo, tipo Cremonese, perché anche Cremonese, società che hanno una potenzialità maggiore alla nostra, hanno un nome che è nettamente superiore al nostro. Cioè, non so, ti faccio un esempio: l'anno scorso, nel 2002, era una squadra fortissima, una squadra che ha battuto l'Inter, ha battuto il Milan, se la giocava con tutti, ma alla grande. I sei più bravi, passami il termine, me li hanno portati via. Ci hanno portati via due il Milan, portati via due il Chievo, hanno portato via uno il Parma, e questo li portano, cioè, via, attenzione, No, sta attento, avevo un omone, no, porta via. Credimi, ti pesa perché tu hai lavorato tanto e i mister hanno lavorato tanto. Perché, guarda, la grossa fortuna che abbiamo, ti posso garantire, sono gli allenatori preparatori, perché io posso essere bravo finché vuoi, andare a prendere il meglio che riesco a trovare in provincia, però se alla fine non riesco, ho delle persone che non capitalizzano, tra virgolette, il mio lavoro, io sono finito. Quindi vuol dire che, ad esempio, il 2003 è un gruppo che adesso, al momento, se la gioca con tutti. Bah. No, adesso è un momento. No, te lo posso garantire. Cioè, ieri con l'Albino Leffe, cioè il primo tempo, non c'è stata partita. Sì. E dobbiamo essere bravi a tenere stretto questo gruppo. Ma mi raccomando, divertitevi, non pensate chissà cosa, si va a giocare a pallone, come vecchi tempi. Però vedi, Giulio, cioè, per tenere stretto il gruppo c'è bisogno delle vittorie della prima squadra, cioè, capito? Perché vittoria prima squadra, sali di categoria, cioè il tornato detto che conta tantissimo. Adesso parte il Milan, almeno ha preso i due, che lì non puoi combattere, se li vuole, ci ha preso anche il 2000 adesso, cioè ci ha preso, questo, cioè, ci ha preso nel senso comprato, sì, di acquisto, no? E lì va bene, pazienza. Però quando io devo competere con Chievo, con Parma, devo essere in grado come società di riuscire a competere, capito? Cioè, se io invece parto già sconfitto in partenza perché il ragazzino è attirato dal nome Parma, dal nome Chievo, nonostante il sacrificio della strada, quant'altro, io sono detto, per questo le vittorie della prima squadra sono fondamentali in questi casi, non nel lavoro quotidiano, nella prospettiva. Si può dire che, paradossalmente, io parlo anche collegandomi alla prima squadra, è proprio adesso che il lavoro tuo deve dare una mano, quindi, alla prima squadra, in vista di un anno, dell'anno successivo, dove difficilmente, almeno questo è un parere mio, ci saranno nuovi ingressi societari di gente con soldi disposto a fare ricco il Mantova, insomma, il settore giovanile, quindi già adesso, nelle prossime partite, potrebbe, chissà, dare qualche giocatore alla prima squadra per poi valorizzarlo in vista della prossima stagione. Alessandro è buon testimone, adesso è un periodo, per esempio, Tommasello. Tanto chiedo pazienza chi ha il telefono, un secondo solo, finiamo cioè, Alessandro è buon testimone, continuamente Tommasello, Pini si allenano, non dico costantemente, Tommasello sì costantemente, ma a spot anche Pini, anche qualcun altro. Dopo c'è una cosa determinante alla fine, credo che Alessandro possa dar ragione, cioè, ad esempio, nei giovani bisogna crederci, nei giovani che è difficile, è molto difficile. Ma non solo a livello del mercato, ma soprattutto più vai in alto più è difficile, perché, cioè, se tu guardi anche l'Inter, il Milan, cioè quanti giovani, cioè lui ha fatto le giovani nel Milan, ha fatto le giovani, quanti giovani andavano in prima squadra, non li conti sulla punta delle dita, cioè basta un dito, basta forse, sì.
continuano a crederci, anche se onestamente non è facile, cioè, fare il salto dalla primavera alla prima squadra c'è un abisso, quindi devono essere soprattutto di testa pronti, al di là delle qualità tecniche e tattiche, devono essere molto pronti di testa per andare in prima squadra. Dopo ti farò un'altra domanda, intanto vediamo se c'è un collegamento. Pronto? Pronto? Sì? Giulio? Sì, con chi parlo? Sono Massimo. Fate l'applauso a Massimo, bambini. Fermi, ve lo spiego, Massimo è un tifoso del Mantova e anche del Castiglione. Mi raccomando, come sempre, breve Massimo. Sì, veloce, guarda, due parole, Giulio. Sì. Il prossimo anno, noi dobbiamo pensarci bene, il prossimo anno, ci sarà la Serie C, solo una. Allora, sarà più facile per noi, Castiglione, e per il Mantova, arrivare nelle nove che devono fare la C il prossimo anno, che essere in C1 sarebbe più difficile rimanere nelle nove. Perciò è meglio che noi rimaniamo in C2 quest'anno. Non lo pensi? Beh, certo, sicuramente. Non ci sono dubbi. Grazie, grazie Massimo. Prego. Ti lascio. No, certo, il discorso poi, anche come diceva Massimo, che l'anno prossimo sarà più difficile, perché ovviamente le prime nove rimarranno nei professionisti, poi il resto tornerà nei dilettanti, anche se anche a rigor di logica le squadre che rimarranno, cioè non retrocedono alla fine, rimangono comunque in quarta serie, anche se si chiamerà Serie D, insomma, però tornano in un ambito dilettantistico, quindi cambia tutto il panorama. Allora, torniamo alla partita del Mantova contro il Monza. Allora, si diceva è stato un Monza Gasparoni dipendente, che poi il resto della squadra ha giocato anche particolarmente bene, quindi è stata una partita per il Mantova difficile. Tanto c'è già arrivato un messaggio che poi leggeremo. Andiamo a vedere la moviola, quindi la moviola riguarda particolarmente il primo episodio, ovvero quello del gol del vantaggio, dove insomma c'erano delle difficoltà nel capire se la palla era in campo. Allora, purtroppo c'è stato un attimo con la telecamera che proprio nell'attimo in cui Gasbarroni è andato via sul limite dell'out non si vede benissimo se la palla è in campo. Fino qua è in campo, poi alla fine vedete che Spinale, bambini, mi raccomando, Gasbarroni va via sull'out sinistro, poi alla fine fa un cross stupendo, bellissimo, in corsa, e poi alla fine qua forse errore anche della difesa perché era un po' in mezzo ai due. Alla fine c'è il gol di De Cenco. Allora, abbiamo visto poi altre immagini, la palla era dentro, poi confermata anche da mister Brucato. Il problema è un altro, cioè che non era forse il caso di fermare, cioè di alzare e fermare virtualmente, anche mentalmente, il gioco, perché in quell'attimo si perde. Questo è un piccolo errore che ha fatto il capitano, sul quale, cioè, per carità, tutto il bene che ha fatto col Mantova non si critica mai, perché Spinale, però lì ha commesso forse un errore. Chiazzolino, cosa sì, dici? Non si sarebbe dovuto fermare, però è normale che magari può capitare che in partita magari vedi una scorrettezza, comunque appunto la palla che è uscita e protesti. Non bisognerebbe mai protestare, appunto, bisogna essere sempre attenti al gioco, e è stata magari una svista appunto di Spinale. Che poi, tra virgolette, c'è anche il problema ulteriore, che il capitano è sempre anche un leader, quindi esatto, ogni volta che magari proprio si alza il braccio il capitano è quasi quasi automatico che un po' tutta la squadra, così anche per istinto, si adegua un po' alla figura del esatto, capitano, insomma. Te cosa dici? Infatti secondo me siamo rimasti un po' spiazzati, ci aspettavamo tutti che l'arbitro fischiasse. Ecco, andiamo a vedere le azioni, chiedo scusa alla regia se è possibile. Ecco, dicevi appunto, intanto mentre parli... Sì, ci aspettavamo, diciamo, che la palla fosse uscita e l'arbitro fischiasse, però dalle immagini poi anche in diretta a me sembrava dentro, però magari anche i difensori sono rimasti un po' così. Sì, perché andiamo avanti appunto con le immagini, proprio nell'attimo in cui poi Gasbarroni torna via, ovviamente già Spinale lo lascia e si ferma, quindi automaticamente il difensore, che è già lontano, deve andare a recuperare la posizione, ma Gasparoni in questo caso è fortissimo. Andiamo avanti con le immagini, andiamo avanti velocemente, quindi cerca Bertin di fare qualcosa, ma è troppo tardi perché arriva sul fondo e mette una gran palla. Qualche problema anche, io penso, sul cross. Torniamo ancora indietro perché insomma il difensore era proprio, l'attaccante era in mezzo un po' ai due, anche lì si sono trovati impreparati. Cosa dici, Chiazzolino, in quel caso lì?
Andiamo avanti, andiamo avanti con le immagini. Adesso devo. Andiamo avanti, vediamo il cross. Ecco, proprio sul cross, vedete, andiamo avanti ancora. Cioè, alla fine la posizione c'era un po' di difensori, però troppo staccati, è una mia tesi, ditemi voi. Sì, forse avrebbero potuto stoccare un po' di più, evitare di fargli prendere la palla così nettamente, piena. Però sembrano messi abbastanza bene, forse sì, esatto, doveva stoccare un po' di più, forse per non farla prendere la palla perfettamente come ha fatto l'attaccante del Monza, ecco. Ho capito. Allora, andiamo avanti invece a vedere il secondo gol. Beh, ma il secondo gol è particolarmente c'è poco da commentare. Gasbaroni ha fatto una gran cosa adesso qua, non c'è l'immagine dall'inizio, comunque pallone dentro a tagliare in contropiede, qua Gasbaroni è stato bravissimo anche a far fuori il portiere e poi anche da posizione particolarmente difficile a metterla dentro. Una cosa volevo chiedere a Dele Spiritato, a parte la bravura di Gasbaroni, sua personale a livello tecnico, giocava sempre al limite proprio della riga, quasi sempre al confine, questo gli ha messo in grossa difficoltà, sì, perché sembrava tutto, riusciva sempre a stare, sì, in pochissimo spazio. Diciamo che riusciva sempre a trovare lo spazio giusto per farsi, lo spazio libero per farsi vedere. E riceveva sempre palla in posizioni che metteva in grande difficoltà tutta la squadra. Perché poi c'è anche, c'è anche un messaggio che adesso vi vado a leggere, adesso portate pazienza. Eccolo qua, così togli ospiti, ma aspetta, devo togliere, sono vecchio un attimo. Allora, ma come si fa ad aspettare un tempo per capire che la marcatura su Gasbaroni andava raddoppiata? Bertin da solo non ce la faceva. Grazie, un saluto a Stefano Rossi del Mantova Club dal Platan. C'è da dire questo, che il discorso della marcatura, in effetti sì, ha fatto un po' quello che voleva, e questo è vero, però ho visto in un'occasione che era pericoloso addirittura Gasbaroni dalla propria tre quarti, che anche in difesa prendeva palla, la allargava, insomma era sempre un pericolo, insomma diciamo che sì, gli ha fatto un po' ballare. Sì. Proprio, sì, quindi sì. Anche se si aumenta la marcatura in quei casi lì. Sì, noi comunque ce l'aspettavamo, perché anche il mister ci aveva, ma lo sapevamo anche comunque dalla sua carriera, che ha delle qualità importanti. E l'intenzione era quello di comunque farlo giocare il meno possibile e raddoppiare sempre la marcatura. Però non è stato sufficiente. Però talvolta diciamo che... Mi dispiace chiederlo a un attaccante. No, talvolta andavamo a raddoppiare, ma trovava sempre lo spazio giusto per fare le sue giocate. Allora, facciamo così, ci fermiamo perché andiamo in pubblicità. Voglio la telecamera, eccoci. Pubblicità, applauso. A dopo. Metto la piazza pallone. Stop. Qua mi dice, c'è anche un messaggio che dice, aspetta, Cortesi si è dimenticato di dire che i 2003 del Mantova hanno dato 4 gol alla Juve e pareggiato con l'Inter. Sì, è vero? È vero. Ma fatevi un applauso allora. Chi è che ha fatto gol alla Juve? No, sì, allora avete vinto 8-0. Lui ha fatto l'assist. E là il gol ha fatto? No, l'ho fatto io. Ah, tu hai fatto l'assist a lui? Sì. Non lo ricordo. E quelli, chi è che ha fatto gol all'Inter? All'Inter? Sì, ma è fortissimo. Con l'assist. Ah, ho capito. L'assist tuo, tutto a posto. Tutto in ordine. Fermi ragazzi, bambini. Ok, perché adesso andiamo a parlare del Castiglione, ovviamente. Adesso dovrebbe esserci, però, se non sbaglio, una telefonata, se la regia mi dice di sì. Sì, pronto? Sì, sono Marco, ciao Livio. Sì, ciao Marco. Ascoltami, niente, io volevo solamente dire una cosa, che noi abbiamo affrontato il Monza la 10ª giornata. Allora, sì. Dopo 10 giornate dell'andata avevamo 15 punti. Dopo 10 giornate del ritorno ce ne abbiamo 37. Abbiamo girato alla fine del girone di andata con 24 punti. E che vuol dire che le prime 10 giornate abbiamo fatto 15 punti. E le prime 10 giornate 15 punti. Le prime 10 giornate del ritorno 13 punti. Quindi ne abbiamo fatti meno dell'andata. Niente, solo evidenziare questo, perché a questo punto qui mi sembra che
dovendo fare un discorso molto semplice, Frutti ci ha salvato l'anno scorso e ci ha salvato anche quest'anno. Grazie. In effetti c'è da dire questo, noi l'abbiamo detto e ripetuto e sottolineato tante volte, la scommessa da parte della società è stata chiara, cioè non è che abbiamo fatto finta di niente, cioè nel senso che la società voleva Brucato per cercare i playoff, cosa che non è stata raggiunta. Quindi c'è nella scelta societaria, ovviamente c'è stato un piccolo fallimento, perché si voleva dare il salto di qualità parlando, cambiando allenatore quando la squadra era a 2 punti dai playoff. Questa è stata una dichiarazione da parte della società, la scelta è stata fatta, però purtroppo è andata male. Questo è un dato di fatto. Ovviamente il discorso che noi facciamo è sempre guardando avanti, cioè ovviamente ormai siccome la situazione è questa, l'importante, come dice Spinale da una parte, è quello di tirare dentro i più punti possibili per eventualmente non rischiare nulla, anche se il distacco del Mantova dai play-out è di 10 punti. Mentre dall'altra Brucato continua a dire no, questa squadra deve credere di più perché insomma deve dimostrare ancora una volta di essere alla pari di quelle dell'alta classifica. Questa è la situazione attuale, questi sono i fatti. Dopo la fine la società adesso dovrà prendere una decisione. Certo è che insomma è stato anche abbastanza chiaro da parte del presidente e anche del vicepresidente, insomma l'idea di richiamare ancora Frutti sarebbe quasi un mea culpa, quello che è stato dichiarato abbastanza grosso. Insomma, diciamo che il problema adesso, con raggiunti questi risultati, è resettare e quindi già cercare di guardare in avanti. Allora, andiamo, ritornando al discorso del Castiglione, andiamo a vedere il servizio di cosa ha fatto la formazione rosso-blu a Forlì. Ci vediamo tra poco. È una Romagna amara per il Castiglione, il momento nero degli aloisiani, la terza sconfitta nelle ultime 4 gare e in astinenza da vittoria dalla terza giornata di ritorno. A Forlì però è legato unicamente agli episodi. Rossoblù attenti e compatti nella prima frazione, sfiorano il gol al minuto 36 con l'assolo di Faroni che avanza dalla tre quarti e lascia poi partire una conclusione spettacolare che però si infrange sulla traversa. Castiglione manovriero con gli esterni propositivi, Forlì guardingo che riesce a mantenere lucidità nel miglior momento dell'11 di Ciulli per poi saper essere letale nel momento meno atteso. Al 14° della seconda frazione infatti arriva il vantaggio dei romagnoli. Sozzi appoggia per Evangelisti che non ci pensa 2 volte. Bason nell'occasione non è esente da colpe, la palla beffarda tocca il palo e si insacca. Forlì in vantaggio, il Castiglione paga ampiamente lo scotto e i romagnoli sfiorano in 2 occasioni il raddoppio. Nel finale Basone si riscatta parzialmente con interventi importanti. Nulla però cambia, il Castiglione torna dalla Romagna con l'amaro in bocca. Il recente trend negativo mette fortemente in bilico l'accesso futuro ai playoff del team di Rossano Zidia, con il lanciatissimo Monza che ha messo ormai nel mirino in classifica gli aloisiani. Già, come dura adesso, perché vedete che anche da un punto di vista della prestazione c'è, però adesso a differenza i risultati che non arrivano. Sì, purtroppo i risultati non arrivano, è normale che si sta vivendo un momento un po' di amarezza perché comunque ci ritrovavamo in alta classifica, adesso siamo comunque sempre in una certo buona zona. Io penso che in questi momenti appunto bisogna rimboccarsi le maniche e cercare di non mollare, perché comunque l'obiettivo playoff, il sogno playoff è sempre a portata di mano, quindi partita dopo partita dobbiamo sempre scendere in campo, dare il 100% e sperare fino alla fine, perché comunque penso che siamo una squadra all'altezza di poter fare playoff appunto. Ieri cosa è successo? Ma ieri purtroppo è difficile, perché abbiamo fatto un primo tempo secondo me ottimo, dove potevamo passare in vantaggio, abbiamo preso una traversa, abbiamo secondo me anche sotto il profilo del gioco abbiamo dimostrato di essere anche superiore al Forlì. Poi purtroppo il secondo tempo forse non siamo entrati come nel primo, magari un po' meno concentrati e abbiamo subito un gol e poi non abbiamo avuto forse la forza di reagire e quindi abbiamo perso altri punti importanti. Ripeto, mancano 7 partite, io penso che la somma va tirata alla fine, quindi non molleremo sicuramente.
Andiamo a vedere un po' di Moviola anche ieri, non c'è molto da vedere, insomma, da un punto di vista di problemi col direttore di gara. Quello che ovviamente come possono cambiare le partite e come può girare girare i match. Vedete all'inizio questa è la traversa che ha colpito il Castiglione proprio nel primo tempo, vedete, traversa netta, piena, dopo una bella azione partita dal portiere. È il caso di dire che ci sono quei momenti che quella palla magari va dentro e vinci la partita e quell'altra palla non va dentro e quindi tutto si risolve. Però bella azione anche qua. Un giudizio tuo, vediamo. Palla a Ferrari, no, se non sbaglio. Sì, Ferrari, adesso Faroni, ha fatto un gran tiro. Sì, cioè, guarda, la palla è partita perfettamente, infatti sembrava quasi che dovesse entrare. Purtroppo ha preso la traversa e... dispiace perché... Andiamo a vedere il gol anche subito, perché più che un'incertezza di Basò mi pare che sia stata anche una palla un po' rocambolesca, ecco. Adesso andiamo avanti nell'azione, qua c'è stato un disimpegno, il Folli è molto aggressivo in avanti, non lo scopriamo certo. Poi questo tiro sporchissimo, dove per me c'è stato un po' di deviazione, un po' di campo, c'è stato un po' di tutto forse su questa palla. Andiamo avanti più velocemente, eccolo qua, andiamo... Qui c'è già un errore, qua forse nel disimpegno. Qua, ripeto, il Forlì è molto bravo perché poi sa attaccare molto bene, però il tiro, vedete, forse anche nascosto il portiere la vede all'ultimo momento, poi va a prendere il palo. Cosa dici De Respinis? Ma io dico che è un tiro che non sembra neanche tanto forte. Cioè, magari il portiere era coperto, ha fatto due o tre rimbalzi prima di raggiungere la porta e... avrà cambiato direzione per l'irregolarità del campo, probabilmente. Giacomo? Sì, forse vedendo il rallentatore credo che sia stata una deviazione. Era un po' ingannato Marco, Basone. Poi appunto anche forse secondo me è stato un rimbalzo fatale. Sì. Ho capito. Credo anche a te Stefano, cosa ne pensi di questo? No, non l'ha vista partire lui. E di come è partito in ritardo, cioè è andato giù male, anche è andato giù lì proprio la vista, non l'ha vista bene, non l'ha letta. Sì, probabilmente era coperto, dopo è saltato, si vede che il terreno era anche brutto, gli è saltata, avrà cambiato leggermente direzione, sicuramente, perché sì, è una palla lenta, pochissima, palla lenta, quindi non deve proprio la vista. Probabilmente non l'ha neanche vista, insomma. Ok, torniamo in studio, sempre parla di Castiglione, adesso quindi il finale di campionato, voi comunque l'avete sempre affrontato con una grande serenità, questa è la cosa più importante. Anche ieri dopo la partita, anche perché, torno ancora prima nel mio discorso, voi non siete neanche tanto abituati a perdere, visto come andate il giro d'andata, quindi adesso come state prendendo questo momento? Ma è normale che quando esci da un paio di sconfitte, pochi punti, insomma... un po' di delusione, un po' di rammarico c'è sempre, però appunto comunque la serenità c'è sempre nel gruppo, cerchiamo di trasmettercela la vicenda sempre, anche durante gli allenamenti, e penso che sia indispensabile per affrontare queste ultime partite, appunto per raggiungere questo obiettivo che sarebbe veramente un bel traguardo per il Castiglione e per tutti noi giocatori. E paradossalmente potrebbe risultare decisiva, perché no, il derby. Può darsi, sì. Soprattutto per il Castiglione, insomma. Sarà una bella gara anche quella lì, come l'andata, insomma, c'era tanta così, sì, tanta voglia di vedere questo derby. E sarà bello anche quello del ritorno. Andiamo in pubblicità, bambini, cosa dite? Sì, fateci con la testa. Sì. Andiamo in pubblicità, dopo. Bentornati a Piazza Pallone, applauso. Allora, andiamo a vedere anche, insomma, ci sono anche ovviamente dei giudizi non positivi, con Brucato il risultato è scontato, due fisso in casa, società che sbaglia, di sbagli ne ha fatti tanti, anche volesse richiamare Frutti non stupirebbero nessuno, Stefano ed Enrico, poi qua bisogna che il capitano del Mantova, la squadra deve salvarsi, deve tirare fuori un solo attributi, chi volesse
Per chi volesse che Pompino andasse via, gli chiedo cosa aspettano a portare i loro magnate del calcio e che ci faranno arrivare a vincere la Coppa UEFA. Senza questi soci il nostro amato Mantova sarebbe forse in terza categoria. Se avresti più soddisfazione a giocare contro il Lunetta, io non so. Ecco, questo c'è anche chi difende comunque la società, chi dice in sostanza sì, gli errori sono stati fatti, ma giustamente onore a chi vuole così mantenere il calcio a Mantova con sacrifici. Questo noi visto anche abbiamo girato tutti i campionati, tutti i campi sotto questo aspetto, al Mantova bisogna fare un applauso, perché in effetti il sacrificio c'è, cioè mantenere il Mantova in queste condizioni non è affatto facile, ci vogliono tanti tanti soldi e non è certo il periodo. Allora, direi di fare così, andiamo subito a sentire tutte le interviste raccolte al Martelli, ci sono anche, ripeto, delle dichiarazioni importanti, abbiamo poi intervistato Claudio Grauso, ex amatissimo a Mantova, abbiamo sentito Gasbarroni, abbiamo sentito Brucato, Spinale, insomma, andiamo a sentire le interviste e ci vediamo tra poco. Vabbè, come hai detto te, loro hanno un giocatore che sicuramente cioè, è di un'altra categoria, di altre categorie. Cioè, si è fatto, boh, penso, circa 200 partite in Serie A, un motivo c'è. È un motivo che, cioè, è un giocatore che con la Lega Pro non c'entra niente. Detto questo, è vero che siamo partiti così e così, concedendo purtroppo troppe palle a loro, perché prima del gol comunque avevano già avuto due o tre occasioni di testa, e quindi dobbiamo capire quali sono i punti di forza degli avversari e cercare di comportarsi di conseguenza, perché loro comunque si vedeva che in area avevano un attaccante bravo dal punto di vista aereo, e così come è successo col secondo gol che abbiamo preso col Venezia di Godeas, abbiamo concesso troppo facilmente al fondo più volte e siamo stati puniti. Secondo tempo abbiamo avuto pronti via l'occasione per rimettere a posto la partita, l'abbiamo sciupata, ne abbiamo avuto altre, non si è riusciti a far gol, e purtroppo siamo qua a parlare poi di una partita che finisce 2-0 per gli altri. Lo dimostrano i risultati di tutta una stagione, a partire dal girone d'andata. Le avvisaglie che c'era qualcosa da migliorare anche dal punto di vista realizzativo c'erano già state una settimana fa, quando si diceva appunto che nel momento in cui tu hai 2, 3, 4 chiare occasioni da gol, è il caso, quando sei in vantaggio, di chiudere la partita. Non è stato così settimana scorsa, e oggi, nel momento in cui ha avuto le occasioni, non si è riuscito a pareggiare. Ma loro hanno sfruttato, il primo tempo ci ha messo in difficoltà su 4 cross, se non erro, perché da fuori area parte quella palla filtrante sull'1, eravamo già 1-0 che ha fatto la parata a Bavena, però le occasioni più grosse sono state colpi di testa di Decenco, 3 occasioni, e la terza purtroppo ha fatto gol. Noi secondo tempo abbiamo avuto l'occasione di Del Sante, il tiro mio, l'occasione di Pietri Biasi, purtroppo in questo momento qua non riusciamo anche con gli attaccanti a finalizzare, è un momento così, purtroppo il Monza c'è questo giocatore che è di un'altra categoria, a differenza dell'andata si è rinforzata, che ha preso anche l'attaccante, è una squadra solida, però adesso ripeto, noi dispiace soprattutto per i tifosi, però bisogna salvarci, perché io lo dico già da un mesetto, adesso abbiamo la Pro Patria e poi andiamo a Rimini. Oggi la Giacomense ha vinto, dietro vincono, bisogna cercare di far punti, anche il punto col Venezia era fondamentale, bisogna cercare di far punti, perché di sto passo qua tutti diciamo siamo salvi, però bisogna salvarsi, perché dietro cominciano a correre, abbiamo visto i risultati, abbiamo due partite non impegnative di più, dunque bisogna cercare di muovere la classifica, adesso è inutile continuare a dire vinciamo, bisogna pareggiare, bisogna far punti e salvarsi. L'occasione del gol, ti sei fermato, alzato il braccio, poi Gasbarone è partito, lì cosa è successo? No, praticamente vabbè, c'è stato questo spalla a spalla, poi vabbè, lui mi è passato davanti, però la palla nel momento che si è toccata mi sembrava al limite, adesso non so dire. Poi vabbè, lui è andato via, eravamo davanti alla panchina, poi in realtà l'azione è proseguita, ha crossato dalla linea del fondo e vabbè, ha fatto un gran gol l'attaccante suo, però dispiace perché abbiamo avuto anche noi un po' di occasioni limpide, purtroppo, anche se forse come occasioni ne hanno avute più loro nell'arco della partita, però sull'1-0 si poteva magari riaprirla.
Sì, sapevamo che andavamo a incontrare una buonissima squadra, abbiamo parlato anche in settimana, però noi dobbiamo cercare di dare qualcosa di più perché volevamo regalare sicuramente una gioia per noi, i tifosi, la società, a tutti, perché in casa purtroppo l'andamento non è molto positivo, volevamo cambiare le cose, purtroppo il Monza è stato superiore a noi sul campo e andiamo avanti, abbiamo perso un'altra volta. In occasione del gol c'era ben poco da fare, gran palla di Gasbarroni, era troppo vicino per cercare i miracoli che comunque sono stati anche fatti subito dopo, sull'altra azione, insomma te hai fatto quello che potevi. Sì, sul 2-0 ho provato a cercare di andare incontro, gli ho sparato la palla, questione di un attimo, però comunque la mia prestazione, se devo giudicarla, credo che sia stata positiva, però si guarda sempre il collettivo e secondo me dobbiamo cercare di dare qualcosa di più tutti per cercare di uscire da questa situazione. Sì, è una vittoria che ci mancherebbe, c'erano anche gli avversari e avversari quotati, quindi concedere qualcosa al Mantova lo sapevamo e purtroppo lì abbiamo concesso, sono stati disattenti i nostri due centrali, purtroppo sono contento della prestazione, del risultato, non c'è dubbio, però dobbiamo ancora migliorarci perché bisogna sempre migliorare, soprattutto su quelle circostanze facciamo fatica che in aria perdiamo qualche volta l'uomo, ecco questo diciamo è il neo della giornata di oggi, però assolutamente credo che la partita sia stata condotta dall'inizio fino alla fine come l'avevamo preparata, dovevamo chiudere il primo tempo e l'abbiamo tenuti ancora in vita con quella grande occasione di testa, se facciamo 2-0 con Finotto, con quella palla clamorosa 2-0, così, però come dicevo prima c'è sempre un avversario in casa loro, erano in ripresa, avevano vinto mega scorsa a Casale, quindi si giocavano ancora magari qualche opportunità per avvicinarsi ai playoff, quindi sapevamo che era una partita difficile, così è stata, ma sono stati veramente eccezionali i miei giocatori. Ma penso di sì, siamo partiti subito forte, sapevamo che il Mantova era una squadra comunque importante, però noi venivamo da tre risultati pieni, avevamo un entusiasmo probabilmente maggiore di loro perché loro vengono da una situazione così, fermo restando che loro sono una buona squadra e non era per nulla scontato portare a casa i tre punti su questo campo che resta un campo difficile. Devo fare i complimenti a tutti i miei compagni perché siano stati davvero molto bravi oggi. Una domanda da esterno, cosa spinge un giocatore dopo quasi 120-130 presenze in Serie A a rimettersi in discussione in una squadra di C2 e con questi risultati? Ma è nato subito, cioè io sono venuto qua perché avevo voglia di tornare a divertirmi a giocare. Questa è stata la cosa che mi ha fatto fare questo tipo di scelta. Fermo restando che conosco molto bene il mister, è un amico. Ho avuto la possibilità poi di conoscere chi lavora per il Monza, il direttore Andrissi. Il mister sono venuto perché lo conoscevo, è nato tutto quasi per gioco e poi mi trovo qui, mi sto divertendo, ho dei compagni fantastici, delle persone eccezionali, quindi sono contentissimo. No, ma senza bisogna dare atto che comunque loro sono in un grande momento, c'hanno sicuramente un giocatore che secondo me oggi ha fatto la differenza, però non solo lui, quello che avevo detto poi fondamentalmente prima della gara, è una squadra che è una delle squadre che ha fatto più punti, e nel giro di ritorno è una squadra che ha fatto più punti, sta bene, non è solo Gasbarroni dipendente, e lui è chiaro che è un giocatore che ti fa completamente la differenza, però è una squadra che la differenza la fanno anche altri giocatori, ma soprattutto la fa la mentalità che hanno, il carattere che hanno, la determinazione che hanno. E noi dal mio punto di vista abbiamo fatto una prima parte del primo tempo positiva, perché comunque i primi 20 minuti è stata equilibrata la gara e poi chiaramente abbiamo commesso probabilmente questa ingenuità sul gol perché ci siamo fermati, vorrei vederlo pensando che fosse fuori, ma la palla, se devo essere sincero, io ero lì, la palla, non andiamo a cercare alibi, ma la palla non era fuori, l'ho detto pronti via ad asta perché l'ho visto che non era fuori, però noi non possiamo permetterci in una gara di fermarci in due o tre giocatori e prendere gol in una situazione di questo tipo, e quindi lì abbiamo commesso un errore e poi chiaramente prendendo gol lì siamo stati in balia dell'avversario e questo non va bene. Secondo tempo siamo stati secondo me un po' più cattivi, come avremmo dovuto essere anche nella prima parte, ma più cattivi in senso agonistico, perché comunque voglio dire il calcio è un gioco maschio, è un gioco
dove la cattiveria agonistica secondo me fa la differenza. Io ripeto, adesso a parte Gasbarroni che è un grande giocatore, ma quello che ho continuato e continuo a ripetere io a questa squadra, può anche darsi che magari mi sbaglio, cioè noi sotto l'aspetto della qualità generale non siamo sicuramente peggiori di tante altre squadre, però in quello che è invece la cattiveria agonistica, il furore, la determinazione, ogni tanto la titiamo, e questo fa la differenza in questa categoria. Sì, eravamo partiti male, come purtroppo spesso ci accade, poi come è già successo altre volte, quando perdi giustamente devi recuperare, quindi dai qualcosa in più, anche se comunque credo che bisognerebbe partire così anche al primo tempo, perché scusa, se parliamo così primo tempo possiamo fare molto di più. E insomma, Monza ha fatto una gran partita e ha un giocatore come Gasbarroni che fa la differenza, e personalmente faccio la mia colpa, perché quel gol che ho sbagliato non è da me, quelle sono insomma le mie palle, ero sicuro di far gol perché sono arrivato con la cattiveria giusta, e quindi niente, potevo far di più sinceramente. Se facciamo l'1-1 magari la partita cambiava. È forte, perché era la prima volta che tornavo dopo quello che è successo, e mi spiace non aver potuto comunque salutare poi i tifosi a fine partita. È ovvio che erano delusi dal risultato, quindi ho lasciato perdere, e ovviamente non posso dire di essere dispiaciuto oggi, perché noi abbiamo ottenuto quello che stavamo cercando, e niente, per me comunque è stato emozionante. Bentornati a Piazza Pallone. Allora, silenzio bambini, andiamo subito a vedere quello che è successo con i risultati sia nella giornata di ieri. Velocemente andiamo a vedere quindi i risultati della seconda divisione. Vedete la vittoria clamorosa, quella della Giacomense sul campo dell'Alessandria, vittoria rotonda del Bassano, la clamorosissima sconfitta del Savona sul campo del Bellaria. Insomma, ieri è stata una giornata con qualche sorpresa, poi la vittoria del Venezia sul campo del Minazio, vittoria della Pro Patria, e poi questa invece è la sconfitta interna del Renate sul campo contro il Casale, poi il Rimini che ha fatto su il derby proprio contro il Sant'Arcangio, quindi insomma risultati abbastanza sorprendenti. La classifica la vediamo, eccola qua, la classifica vede, come ricordo, in verde le squadre che salgono di categoria, poi in azzurro invece le formazioni che fanno i playoff, playout quelli in arancione, e poi in rosso quelle che retrocedono. Il Mantova, come vedete, comunque è esattamente a metà classifica, lontano dai playoff e lontano dai playout. Castiglione ancora dentro, ancora con due punti di vantaggio, insomma se la dovrà giocare molto bene da qui fino alla fine. Prossimo turno lo andiamo a vedere, eccolo qua, Mantova Pro Patria, quindi insomma altra occasione per i biancorossi per dimostrare al Martelli di valere contro le formazioni d'alta classifica, e Castiglione ovviamente trasferta difficilissima sul campo del Savona, quindi sarà un turno particolarmente difficile. Torniamo in studio, vorrei chiamare qui di fianco a me, tanto lo ringrazio, Giampiero Contessa. Grazie a voi. Facciamo un applauso, signore. Bambini, silenzio, silenzio per cortesia. Dai. Perché c'è stata questa iniziativa interessante, l'abbiamo presentata, insomma l'album delle figurine con tutti i giocatori del Mantova, con esatto, tutti i giocatori del settore giovanile, insomma i dirigenti, insomma un'iniziativa che già insomma subito ha avuto un buon impatto. Ha avuto un buon impatto, dal calcio giocato a quello stampato, è la prima volta in assoluto che il Mantova ha il proprio album delle figurine. Siamo abituati all'album classico, quello famoso che raccoglie tutte le squadre di Serie A e Serie B. Adesso grazie alle piccole case editrici come la nostra, Studio 7 Edizioni, è possibile realizzare anche album per le province. Quindi grazie alla società abbiamo trovato un accordo per questa iniziativa, e quindi in settimana in edicola ci sarà finalmente l'album del Mantova. Come funziona? Quindi classico, bustine... Bustine che si trovano in edicola, l'album stesso si troverà in edicola. È un album che prevede all'inizio la parte storica, c'è una parte storica, un'ampia parte storica, comunque sempre riprodotta tramite figurine, che parla dall'inizio, la nascita del Mantova fino ai giorni nostri.
e dopo si parte dalla prima squadra fino ai Pulcini, dove tutti i protagonisti. Però ci siete anche voi, eh? Saranno. Ci siete anche voi? È un classico album delle figurine, non c'è raccolta pubblicitaria, sono stati raccolti solo gli sponsor istituzionali del Mantova. Parte quindi con la classica presentazione, la parte storica, e dopo via scorrendo tutte le squadre che sono presenti nella società della nostra città. Ho capito, tanto questo discorso si vede che ci sono già in altre società, si sta cominciando anche. Sì. Insomma, è senza tempo, senza precedenti questo, ma è incredibile la passione ancora per le figurine. Ma infatti sono quelle cose antiche, sane, no? Per i giovani l'emozione di aprire una bustina e trovare se stessi o i propri amici è meglio che scaricare un'app oppure giocare con i videogiochi, è una cosa un po' più emozionante, si ritorna un po' alle cose antiche, una bella cosa bella, pulita. Noi cerchiamo anche di diffondere lo scambio, di promuovere lo scambio, i giochi di una volta, e soprattutto viene realizzato grazie alle nuove tecnologie digitali che permettono piccole tirature per le società di provincia. Facciamo un applauso. Allora, siamo verso... Mi risiedo. Ah, prego, prego, prego. Allora, siamo verso la fine. Allora, come sempre, mio caro Stefano, facciamo un'operazione di questo tipo. Andiamo indietro di 10 anni fa. Quando voi siete nati, praticamente il Mantova era così. Proprio il giorno che... Adesso vi facciamo vedere il servizio preso da Telemantova 10 anni fa. Esattamente 10 anni fa cosa stava facendo il Mantova, no? Allora siamo andati avanti e così via. Ecco, c'era ancora tutto l'oro ancora da scoprire, insomma, eravamo circa ad aprile-maggio del 2003 e questo è il servizio di Telemantova. Andiamo a vederlo. Chiude il campionato al quarto posto con 56 punti in classifica, un solo punto in meno del Sud Tirol, con il quale domenica a Bolzano i biancorossi hanno pareggiato 1-1. Si va ai playoff dunque, conquistati già con la penultima partita della stagione al Martelli contro il Tiene. Dopo 4 anni di delusioni, i biancorossi tentano dunque di conquistare ancora una volta la C1, una corsa per la promozione resa possibile grazie alla cavalcata trionfale dei biancorossi iniziata a gennaio, quando Mirko Benevelli ha preso in mano la squadra, fino ad allora sotto la guida di Roberto Boninsegna. Una squadra settima in classifica, ma reduce da 9 partite senza vittorie, in piena crisi tecnica, fisica e mentale. E bisogna dare atto a Benevelli di aver trascinato fuori i biancorossi da questo stato. Lui, con la sua modestia che sempre lo ha contraddistinto, tanto da autodefinirsi ancora in questi ultimi giorni come un presunto allenatore, è riuscito ad esaltare le caratteristiche dei giocatori e loro lo hanno ripagato mettendo in campo una professionalità dimostrata a fatica con Boninsegna. Ma veniamo ai playoff, con il Mantova che dopo le 2 giornate di riposo di ieri e oggi, domani partirà alla volta di Bibione in provincia di Venezia, dove rimarrà in ritiro giovedì e venerdì. Sabato il rientro con l'amichevole contro il Trento al Martelli e il 25 maggio via i playoff con la prima partita in casa contro il Sud Tirol. Il 1 giugno match di ritorno a Bolzano. Per la partita al Martelli con il Sud Tirol tra le file biancorosse mancherà senz'altro Lampugnani, espulso domenica e che sconterà quindi la squalifica. Quasi certamente a disposizione invece Volpe e Caridi, domenica scorsa assenti per infortuni. Hai visto? C'era Benevelli che ha fatto il miracolo allora. La squadra in basso poi ha fatto i playoff. Allora, su Tirol di Mister Tesser, quindi poi è andato male. Lo dico già adesso, era andata male quella nata lì. Allora, grazie di essere venuti a Piazza Pallone. Facciamo un applauso a Giacomo Chiazzolino, sì. Alessandro De Respinis, al vostro comandante Stefano Cortesi, al signor Giampiero, contessa, e fatevi un applauso voi bambini. Forza Mantova! Ciao, alla prossima!